Allora, apro io questa conferenza stampa con una piccola introduzione e vi leggo il brevissimo documento che ho postato ieri su Facebook che in qualche modo introduce la candidatura di Mario e spiega alcune cose. La storia delle richieste che mi sono state tante volte richieste perché mi assumessi un ruolo politico in questa città è abbastanza datata. Nel 94 venni contattato dall'allora Sindaco Botta che mi invitò a entrare in giunta con il ruolo di assessore alla cultura. Nelle successive elezioni comunali declinai altri inviti per ragioni che adesso mi sembra tutto sommato inutile spiegare. 2 anni fa, quando sembrava che la giunta si dovesse sciogliere in vista delle regionali del 2010 perché il sindaco Bruni forse sarebbe entrato nel listino del presidente Formigoni, venni nuovamente contattato dal Partito Democratico e io risposi affermativamente a una condizione: che la stessa proposta venisse fatta alla persona che, almeno a mio avviso, secondo me, più di ogni altra si era spesa in quegli anni per tenere insieme le minoranze e rappresentare efficacemente l'opposizione in Consiglio Comunale, e che questa persona ovviamente declinasse l'offerta. Questa persona era Mario Lucini. In questi anni ho collaborato con Mario su molti dei temi urbanistici che hanno interessato questa città. Non so se siamo riusciti a incidere significativamente sulle scelte di questa amministrazione, però so che oggi esiste un rapporto di stima e se c'è una cosa che ho imparato dall'esperienza di mio padre e della mia famiglia è che non esiste rapporto di stima o di affetto che in qualche modo possa essere messo in secondo piano dalla politica. In questi ultimi tempi, in questi mesi, ho ricevuto da più parti sollecitazioni a partecipare alle primarie in vista delle amministrative. Non ho però cambiato idea rispetto a 2 anni fa. La scelta di Mario di candidarsi su sollecitazione di tante persone è, secondo me, un'ottima cosa per questa città e sono felice che l'abbia fatta. Una persona onesta, competente, con una forte passione per la cosa pubblica. 3 qualità importanti che, francamente, faccio fatica a vedere nel panorama comasco. Mario mi ha chiesto di far parte della squadra, che lo sosterrà nelle primarie. Sono orgoglioso che me l'abbia chiesto e ho aderito con piacere. E ringrazio tutti quelli che hanno riposto la loro fiducia in me. Li invito a partecipare attivamente alle primarie, portando quell'entusiasmo e quella voglia di scrivere il futuro per i propri figli che questa città ha più che mai bisogno. Un'introduzione finisce e a questo punto tocca a Mario. Eccoci qua. Innanzitutto mi scuso perché a questo punto doveva partire uno spettacolo pirotecnico, ma i fuochi sono stati esauriti nel gennaio del 2007, per cui non possiamo stupirvi con effetti speciali. Perché siamo qui? Perché sono qui? Direi che sono due le ragioni principali. Una è la constatazione che penso abbiano fatto in molti, che la nostra città è in gravi difficoltà. Non solo per problemi di carattere strutturale e fisico, ma anche proprio per il senso comune, per la condizione delle persone. Una città che si sta intristendo, si sta un po' immusonendo, è un po' disorientata e sta un po' perdendo fiducia e speranza nel futuro. E questo penso sia in larghissima parte dovuto al fatto che in questi anni è stata amministrata male. Quindi, date queste condizioni, credo che a tutti sia chiesto di spendersi, di dare quello che si ha, poco tanto che sia, per cercare di invertire questa tendenza. E questa è la prima ragione per cui sono qui. La seconda ragione sono le persone che sono presenti qui con me oggi, che la loro presenza è importante tanto quanto la mia, nel senso che sono persone che vivono la città, che stanno fianco a fianco con le persone, che conoscono i problemi e che sentono anche loro questo imperativo morale, questo impegno, questa sollecitazione a fare qualcosa per risollevare Como, ridare serenità e prospettiva futura alla nostra città. Quindi sulla base di queste due ragioni sono arrivato a questa scelta con una certa fatica, perché comunque una scelta impegnativa che richiedeva di essere ben ponderata, ma una volta assunta anche con un po'
con convinzione e con serenità, nel senso che noi presentiamo questa disponibilità, questa proposta ai cittadini, starà ai cittadini, secondo le regole che saranno stabilite per le primarie, valutare, giudicare se questa disponibilità che viene data può essere utile per la città. Un'altra cosa che mi sembra importante puntualizzare per caratterizzare questa scelta, che è legata sia alla presenza delle persone che mi hanno sostenuto e incoraggiato in questo percorso, in questa prima piccola parte di percorso, e sta anche nell'interpretazione che io penso più vera e più corretta dello spirito delle primarie. È una candidatura libera, aperta, che non vuole essere rinchiusa entro un recinto, entro un'etichetta, entro una bandierina. Non è il momento di mettere bandierine o di rinchiudere lo spazio in cui si opera. L'obiettivo è quello di coinvolgere davvero più gente possibile, rendere responsabili delle scelte che si faranno su questa città il maggior numero di cittadini possibili, e quindi l'obiettivo è quello di favorire la partecipazione di tutti quanti pensano e condividono questo nostro bisogno e i nostri obiettivi. Un'altra cosa, nella prima parte, piccola parte di percorso che abbiamo fatto, abbiamo individuato quella che ci sembra essere un po' la radice del cambiamento che è venuto a Como negli ultimi 20 anni. Como ha sempre puntato tutto sulla qualità. La caratteristica dello sviluppo sociale e economico di Como è stata basata in larga parte sulla qualità che si sta perdendo sia nelle difficoltà che sta attraversando il mondo produttivo, sia nella qualità dei rapporti sociali che si stanno sempre più frammentando, sia nella qualità della conservazione del paesaggio che ci è stato regalato e delle bellezze che ci sono state regalate, sia nella qualità dell'aria. Quindi la parola che ci è sembrata importante, chiave per guidare questo percorso, è quello di recuperare, ricercare proposte per ridare qualità a Como e alla vita dei cittadini. Abbiamo individuato alcuni criteri fondamentali che dovrebbero, a nostro avviso, guidare il percorso di ricerca di qualità, che sono la sobrietà, che sicuramente è mancata in questi anni di amministrazione, l'attenzione alle cose utili, importanti, senza disperdere risorse in operazioni d'immagine o in operazioni di conservazione, di autoconservazione di determinate posizioni di potere. La sostenibilità delle scelte, sostenibilità sia in termini ambientali, per quello che dicevamo prima su quanto sta accadendo nella nostra città, sia in termini economici. Non possiamo non tener conto delle condizioni attuali mondiali, ma anche italiane, ma anche della nostra città. Quindi le risorse, sicuramente il reperimento delle risorse costituisce un vincolo che va tenuto in considerazione se si vogliono fare proposte concrete, serie e credibili.